di un avvenimento che ci sarà sabato qui in Abruzzo, un avvenimento abbastanza importante a cavallo tra la politica, la cultura e il sociale, ma un avvenimento al quale la scuola di regione e quindi la Fondazione Europa Prossima, la provincia di Chieti e la Fondazione Bernardo e Silvio Spaventa hanno voluto organizzare. Vicino a me c'è un personaggio che avete riconosciuto, Luciano D'Alfonso, lui coordinerà questo dibattito, questo convegno come scuola di regione, esponente del PD. E allora, Silvio Spaventa è la questione nazionale delle ferrovie, questo è il titolo del convegno che avete promosso sabato mattina presso la sala della provincia di Chieti, così? Quindi trasporti, comunicazioni. È un convegno di sicuro richiamo regionale, ma forse ha una dignità anche nazionale, sia per la qualità di coloro i quali intervengono e porteranno il loro contributo, sia anche per l'emergenza tematica che verrà affrontata, perché l'emergenza tematica è la questione nazionale delle ferrovie, che è una questione che ci riguarda molto da vicino in Abruzzo. Noi coglieremo l'occasione di riflettere nella prima parte sulla figura di Silvio Spaventa, che è un abruzzese nato a Bomba, ricordato anche dal presidente Napolitano in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, perché accanto a Cavour è quello che ha contribuito di più a fare l'Italia dimensione nazionale. Ma soprattutto Silvio Spaventa è colui il quale ha voluto e preteso, nonostante la sua collocazione politica della destra storica, che nascesse per l'Italia, in Italia, la Società Nazionale delle Ferrovie. E sul tema delle ferrovie, per il quale lui si è speso molto, poiché le ferrovie dovevano fare l'Unità d'Italia e hanno fatto l'Unità d'Italia accanto al sistema stradale, noi diciamo, discutendo con l'ingegner Mauro Moretti, che è l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, discutendo con il grande Raffaele Bonanni, segretario nazionale della CISL, con Gianni Letta, con alcune figure anche dell'Accademia Abruzzese, come il professor Trinchese, e personalità degli enti locali, come Enrico Di Giuseppe Antonio, Donato Di Santo, sindaco di Bomba, e il presidente della sezione della Cassazione, la Corte di Cassazione Gentile, noi ragioneremo su qual è stato il punto di partenza per l'Abruzzo sul piano della dotazione infrastrutturale, quanto noi siamo stati significativi come territorio abruzzese nel grande dibattito del 1860, 70 e 80 sulla emergenza ferroviaria e soprattutto quali sono oggi i nodi che dobbiamo affrontare per fare sì che l'Abruzzo non sia un trapezio sconnesso dall'Italia e dall'Europa, ma dobbiamo essere una realtà territoriale strategica che si collega ai grandi flussi di trasporto, di spostamenti, di persone, merci e idee. Su questo faremo discussione di qualità, chiamando a raccolta le competenze che ho indicato, ma anche i tanti del sindacato, delle imprese che saranno presenti. Signor D'Alfonso, ferrovie, trasporti, comunicazione significava sviluppo, benessere. Ecco, noi in Abruzzo ne abbiamo fatto di strade e di autostrade, un po' meno di strade ferrate. Ricordo la Pescara-Roma che è ancora così dopo molti decenni. Certo, noi abbiamo bisogno di una grande cura del ferro in Abruzzo, perché sul tema della trasportistica di qualità, veloce e dedicata, si gioca la partita della civiltà di un territorio. Noi non possiamo più immaginare una regione che replichi in ogni campanile un ospedale, un tribunale, una scuola, una università, una infrastruttura sportiva. Noi dobbiamo rendere eccellenze le strutture capaci di funzionare, portandole ad un livello ulteriore attraverso dotazioni tecnologiche e di personale. Poi dobbiamo consentire alle utenze abruzzesi, alle persone dell'Abruzzo, ma anche a quelle che ci vengono da fuori, di potersi spostare comodamente. E l'infrastruttura ferrata è la garanzia per lo spostamento di qualità, perché è una infrastruttura che consente la dedica esclusiva di quel vettore che consente il pieno rispetto dei tempi, cosa che non accade per esempio per quanto riguarda la gomma su strada e su asfalto. Noi dobbiamo scommettere su questa grande infrastruttura. Io dico sempre, col sorriso sulle labbra,
che Londra è Londra non perché c'è la regina o perché c'è un fiume straordinario che la taglia a metà, perché Londra ha saputo scommettere sulle ferrovie. Non abbiamo le dimensioni di Londra, però noi dobbiamo cominciare un grande cammino di modernizzazione di questo territorio, mettendoci anche assieme alle regioni limitrofe, perché partite importanti tipo quella della ferroviarizzazione si vincono se ci mettiamo insieme, non in solitudine, insieme. Marche e Molise hanno la stessa nostra emergenza e siccome le infrastrutture sono lunghe, c'è bisogno di allungare il fronte dell'iniziativa, il fronte del progetto, il fronte anche della competizione con Roma e con Bruxelles. Io per esempio teorizzo ormai da anni che l'Abruzzo si debba costituire in un'alleanza di regioni, di funzioni che potremmo denominare Marca Adriatica, perché anche questa ha avuto una sua datazione storica addirittura oltre 1000 anni fa, e poi collocarci da protagonisti nella macro regione adriatico-ionica che è ormai un nuovo spazio europeo. Ma tutto questo accade se noi siamo capaci di porre al primo punto all'ordine del giorno la priorità della trasportistica ferrata, ferroviaria. L'appuntamento di sabato alle 10 presso la sala consigliare della provincia, per iniziativa di scuoladiregione.it, di Fondazione Europa Prossima, del comune di Bomba, della provincia di Chieti, del bravo Enrico Di Giuseppe Antonio e della Fondazione Spaventa, è un appuntamento che cerca di elevare il dibattito evitando di farci trovare impreparati. Noi abbiamo perso l'appuntamento nel 92 dell'alta velocità per la gomma, abbiamo scavalcato l'appuntamento dell'alta velocità ferroviaria, attrezziamoci per offrire a coloro i quali chiedono spostamento e diritto di spostamento almeno l'alta capacità ferroviaria. Abbiamo anche dei punti di forza in Abruzzo, penso alla Sangritana. Tutto questo però ha bisogno di visione, di progetto, di piena consapevolezza e contezza. Silvio Spaventa, che ha fondato le Ferrovie Nazionali dello Stato, è un abruzzese della nostra memoria ma anche del nostro presente. In forza anche di questo punto di grande argomentazione, noi dobbiamo riuscire a spiegare alla Conferenza delle Regioni, al Ministero delle Infrastrutture, all'ingegner Moretti, che noi vogliamo esserci nella dotazione infrastrutturale nazionale anche dei corridoi europei, vogliamo fare tutta la nostra parte. Per la riorganizzazione territoriale degli enti locali, parlo delle province, la Consulta l'ha bocciato, adesso comunque il governo l'ha riproposto, può inserirsi un progetto di una macro regione che lei propugna da tempo e quindi essere più forti e propositivi e competitivi nei confronti delle altre regioni? Assolutamente sì, direttore, io quello che voglio dire ad alta voce, lo dico adesso ma lo dirò anche sabato, è che ormai i confini tradizionali dello spazio sono scomparsi, non esiste più il confinamento di una città, di una provincia, di una regione. Oggi esistono i flussi delle persone, noi dobbiamo intercettare i flussi delle persone facendo in modo che sia facile venire in Abruzzo, facendo in modo che sia facile allontanarsi dall'Abruzzo per recarsi altrove. Tutto questo lo si fa se noi armeremo questo territorio, dialogando anche con altri territori, di infrastrutture che consentano la comodità, la facilità degli spostamenti, la velocità, tant'è che io mi sono permesso anche di scrivere qualche giorno fa su un quotidiano letto in Abruzzo che per l'Abruzzo noi dobbiamo postulare nuovi doveri ma anche nuovi diritti: il diritto alla velocità, il diritto alla facilità, il diritto alla bellezza e il diritto alla premura. Su questo dobbiamo reimparare ad osare, a progettare, a stabilire priorità e a realizzare e poi anche a giudicare, a valutare. Non c'è ombra di dubbio che una grande parte dei fondi FAS noi la dobbiamo collocare per fare in modo che si attivi una competizione progettuale col Ministero delle Infrastrutture e con le Ferrovie per rendere l'Abruzzo più funzionante e più moderno. Marchionne ha detto l'altro giorno da testa: non si vive di soli diritti ma anche di doveri, certo. Però qualcuno ha aggiunto si rispettano anche le sentenze. Certo. E lei è un simbolo di questo, di rispettare le sentenze non solo ma di avere un percorso lineare durante, prima, durante e dopo, cercando di ottenere giustizia. Quindi Marchionne con questo investimento importante nella Val di Sangro ci dà un bel po' di ossigeno, diciamo.
Assolutamente sì, Marchionne ha rappresentato una pagina, diciamo, positiva per la nostra attività di attrazione di investimenti. Questo territorio deve riprendere ad attrarre investimenti, sia quelli che sono già accaduti nei decenni passati, sia quelli nuovi che noi ci dobbiamo guadagnare. Ed è chiaro che questa coppia tematica dei diritti e dei doveri convoca la comunità, convoca la classe dirigente, convoca gli imprenditori. Mi fa piacere che lei ha ricordato come io, rispetto alla vicenda giudiziaria, non mi sono mai permesso di dire una parola fuori delle aule giudiziarie, sono stato sul pezzo, sul punto, a studiare, ad approfondire, a fornire ogni collaborazione al collegio di coloro i quali si sono occupati della mia difesa, sono stato anche dotato, se si può dire, di una sollecitudine prudente nel fare in modo che ogni occasione che l'ordinamento mi ha offerto l'ho vissuta in termini attivi e positivi, ho sempre fornito ogni sorta di collaborazione. Oggi dico che sono contento poiché ogni interlocutore dell'ordinamento ha fatto il suo lavoro, la pubblica accusa, la difesa, l'indagato, il tribunale alla fine, organizzando il massimo della concentrazione e anche della sollecitudine. Quello che voglio dire all'Abruzzo è che noi abbiamo bisogno di sviluppo economico, abbiamo bisogno di attrazione di investimenti, abbiamo bisogno di vitalità culturale, abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno anche di elementi dell'ordinamento che accertino la verità. Per quanto riguarda il mio caso, io sono contento che ci sia stata anche sollecitudine, velocità temporale nell'accertamento della verità, almeno per quanto riguarda i gradi cui si è pervenuti. Scuola di regione, diciamo, D'Alfonso ha questa sigla, che significa che sta studiando per andare a fare il presidente in questa scuola, che si fa? Ma si favorisce la creazione, diciamo, di una cultura istituzionale, perché dal 2001 le regioni sono diventate delle statualità territoriali e regionaliste. C'è una competenza quasi compiuta in materia di sviluppo. Se si hanno le idee chiare, lo sviluppo è su misura delle competenze e dei poteri delle regioni. È chiaro che i poteri accresciuti con la riforma del titolo V richiedono nuova consapevolezza, nuova conoscenza, una cultura adeguata. Noi abbiamo attivato una serie di circostanze di confronto con amministratori di altre regioni, ricordo il confronto con il presidente della regione Molise, il presidente della regione Marche, con il presidente Bassetti, con il sociologo strategico Aldo Bonomi, con Giuseppe De Rita, con il fiorfiore anche dell'economia nazionale ed internazionale. Anticipo in questa sede che stiamo per definire la venuta del sindaco di Londra in Abruzzo per un ragionamento quanto al governo, al migliore governo possibile delle città. La scuola di regione ha anche un sito che si chiama scuoladiregione.it, dove si può ricostruire anche la memoria remota di tutte queste attività con finalità culturale di promozione della cultura economica ed istituzionale funzionali al buon governo e alle decisioni. Ci preme essere all'altezza. Ogni volta che ci siamo confrontati con le regioni dell'Umbria, dell'Emilia, della Toscana, abbiamo sempre guardato con una positiva invidia la capacità di pensiero lungo di queste regioni, la capacità di iniziativa. Ecco, noi vorremmo impiantare quelle tradizioni, anche per quanto riguarda la vocazione a progettare, la vocazione a valutare, la vocazione a fare alleanze, la vocazione a utilizzare i fondi comunitari. Per esempio, io dico che dopo il terremoto che ha colpito l'Aquila e i comuni del cratere, noi potevamo candidarci per chiedere e ottenere un nuovo strumento giuridico comunitario che facilitasse la ricostruzione, che postulasse un patto migliore, avanzato, aggiornato tra gli strumenti dell'Europa e gli strumenti nazionali. È chiaro che andava fatta in quei due anni magici appena dopo il terremoto da parte di un livello di governo territoriale che aveva l'interlocuzione facile, quasi quotidiana, col governo centrale e col governo europeo. Lo faremo alla prossima occasione. Insomma, gli strumenti sono anche dentro le esperienze degli altri territori e delle altre comunità. Si tratta di scovare quegli strumenti, di replicare e di innovare. Io dico che in Abruzzo, direttore, c'è una piccola grande emergenza, è l'emergenza della mortalità imprenditoriale. Noi abbiamo dei dati che sono preoccupanti e che vogliamo invertire. Noi vogliamo che in Abruzzo torni la signoria della fiducia. Oggi percepiamo la signoria della paura e la paura si pone quando non viene percepito come alleabile, come alleato il potere pubblico. Il potere pubblico è la più grande risorsa del vivere collettivo al pari della risorsa finanziaria. Il potere pubblico deve essere il primo alleato di chi vuole investire, di chi vuole realizzare un progetto di vita economica che poi produce effetti anche per gli altri. Su tutto questo, Scuola di Regione ogni settimana si scuote e si confronta.
E scorreggione si pone anche un altro problema che se lo pongono un po' anche i cittadini, i partiti, i singoli, i candidati futuri per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, l'elezione del nuovo presidente. Quando si vota, lei che idea ha? Guardi, scherzando mi ha detto un giornalista che c'era un timore quando è venuto Marchionne che si chiedesse a Marchionne la data del voto. Se fossi stato presidente della giunta regionale io non avrei mai chiesto la data del voto a Roma, perché sulla data del voto si gioca l'autonomia dei parlamenti regionali. È proprio l'oggetto della custodia e della espressione dell'autonomia della cultura istituzionale regionale. Quello che chiedo alla comunità politica è che si stabilisca la data, che determinino la data valutando tutti gli elementi in gioco. Ma quello che è certo è che non va bene che si vada a Roma, cioè è un viaggio in senso contrario rispetto al viaggio dell'autonomia. Possiamo decidere benissimo da solo. Assolutamente sì. Anche perché insomma, ci sono annunci adesso di sindaci che devono dimettersi per colpa sua, poi tra l'altro, perché lei quando era sindaco è stata fatta una legge ad hoc per la legge anti D'Alfonso, era sindaco e si doveva dimettere per 3 mesi prima per partecipare alle elezioni. Questa non è stata cancellata purtroppo nella normativa attuale. Io usai un'espressione allora, che alcuni orologiai produssero quella norma che aveva un solo obiettivo, diciamo, di rendermi complicato il procedimento partecipativo all'appuntamento elettorale, però sono contento di come sono andate le cose perché ho potuto dedicarmi fino in fondo al mandato consegnatomi dai cittadini che mi avevano votato, diciamo, non tanti anni prima. Quello che mi preme è che gli abruzzesi sappiano quando si va a votare. Cioè, questa data è uno degli elementi di certezza di una comunità, al pari della certezza della regola democratica, ci deve essere la certezza delle date. Io poi non mi appendo a nessuna canna, nel senso che si determini la data che si ritiene più funzionante. L'importante è che non si cerchi di fare più uno attraverso la scelta della data. Il 15 marzo bisogna votare. Assolutamente sì. E poi mi auguro per l'Abruzzo, direttore, che ci sia il più alto combattimento di idee possibili, perché questa è una regione che ha bisogno di programmi elevati, di idee innovative e poi soprattutto anche di un rivoluzionamento per quanto riguarda l'utilizzo del tempo della legislatura. Propongo un patto e lo dico da propositore e proponente di idee, perché io non ho nessuna veste, sarà la comunità politica a decidere chi si deve candidare e come va candidato, con quale grandezza di coalizione, però propongo un patto per l'utilizzo del tempo del mandato diciamo regionale. I primi 4 mesi che si impieghino per precisare le priorità. Il tempo corrispondente a 52 mesi seguenti che si utilizzi per assumere procedure, per attivare decisioni, per raggiungere risultati e traguardi. E poi i mesi restanti, 52 più 4, 56, i mesi restanti per arrivare a 60 mesi, cioè i 4 mesi restanti che si utilizzino alla fine per raccogliere risultati e per presentare le fotografie degli obiettivi raggiunti. Cioè gli ultimi mesi non siano mesi di inganni, di passeggiate vacanziere di questa o quella figura con incarico istituzionale. Dico questo perché in America questo patto è nelle cose. Il presidente degli Stati Uniti, il presidente dell'Illinois, negli ultimi mesi non dà luogo a niente che assomigli ad una reimpostazione di impegni al futuro, perché il mandato ha la durata di 60 mesi, una parte per le priorità, una parte per le priorità, una parte per le realizzazioni ed una parte per consentire il giudizio dei cittadini, la misurazione dei risultati raggiunti. Siamo quasi al termine di questa intervista, di questo fatto con Luciano D'Alfonso. Abbiamo realizzato 8 volte estate la scorsa settimana, c'era Paolucci, segretario del PD, segretario regionale, al quale ho chiesto, vabbè, delle primarie, adesso comunque andranno le primarie del PD, le primarie di coalizione, eccetera. Ho detto, ma Luciano D'Alfonso ha già pronto 3 liste, è vero questo? Allora, io mi sono speso per favorire 100 personalità all'interno di 3 liste, al di fuori della politica. Sono personalità, mi permetto di anticipare, che faranno particolare rumore nelle città abruzzesi, personalità che hanno un alto rango istituzionale,
personalità che hanno un alto rango di significato sociale, economico e culturale, sono persone che legano le istituzioni al territorio e alla comunità. Se potessi usare un termine caro al rettore Ornaghi della Cattolica, sono personalità che esprimono mondi vitali di riferimento. 100 personalità che daranno una grande mano per l'elaborazione programmatica e porteranno anche serenità nella vita regionale, perché la regione ha bisogno di decisori, di velocizzatori di procedure, ma anche di pacificatori e di elementi di collegamento con la società che rimane all'esterno della realtà istituzionale. Sono dei grandi pontefici nel senso del ponte di collegamento che ci serve con la comunità, dei luoghi di vita delle persone. Quindi in collegamento, e sui collegamenti c'è questo convegno tematico, e questo ci piace perché è bene analizzare di volta in volta uno a degli argomenti che poi sono strategici per quanto riguarda lo sviluppo della nostra regione. E uno degli argomenti è questo delle ferrovie, la questione nazionale delle ferrovie. Adesso ci stiamo guardando proprio il dépliant di questa iniziativa. Sabato mattina presso la sala della provincia di Chieti, dell'amministrazione provinciale di Chieti, ci saranno i personaggi che state leggendo in questo momento, parleranno di ferrovie. E poi, come vedete, c'è anche Gianni Letta, e questa è una anche qui, diciamo, D'Alfonso è capace di mettere insieme un po' personalità diverse, a volte anche conflittuali tra loro, ma che li fa discutere. Assolutamente sì, direttore. Mi permette anche di dire che sabato ci sarà Giovanni Legnini, che è sottosegretario apprezzatissimo alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega all'attuazione del programma e all'editoria. E voglio ricordare un altro sottosegretario che ha avuto a tema, per quanto riguarda il suo impegno, la questione ferroviaria, che è stato l'onorevole Nino Sospiri, il quale va ricordato poiché pose come dotazione finanziaria dentro al bilancio delle ferrovie 150 milioni di euro per coprire il fabbisogno di uno studio di prefattibilità per l'ammodernamento dei tempi di percorrenza della tratta Pescara-Roma. Lo dico questo perché lui ha dimostrato di essere un componente della comunità statuale nazionale, preoccupandosi di un risultato di lunga gittata, lasciando un seme significativo. Noi quel seme lo dobbiamo riprendere, perché poi col venire meno dell'onorevole Sospiri è scomparsa quella premura realizzativa infrastrutturale. Noi sabato riaffronteremo anche quell'argomento, e sono contento che ci sarà con noi sia un sottosegretario eccellente emerito quale Letta, sia un sottosegretario in carica alla presenza del Consiglio dei Ministri, perché noi dobbiamo farci riconoscere non perché chiediamo col cappello in mano a Roma, a Palazzo Chigi o a Bruxelles, ma perché chiediamo con la forza del tema studiato. Noi dobbiamo fornire dati, noi dobbiamo mettere in evidenza che la pochezza demografica dell'Abruzzo non ci costringe all'irrilevanza. La pochezza demografica costituisce solo un punto di partenza. Noi dobbiamo giocare, lavorare, accendere luci sulla posizione che ha l'Abruzzo rispetto ai due mari, Tirreno e Adriatico, alle due Europe, la vecchia, quella del Tirreno, e la nuova, quella al di là dell'Adriatico. Noi siamo davvero un territorio cerniera di collegamento, ed è su questo fronte che Moretti, come si è accorto della forza della Puglia, si deve accorgere della forza dell'Abruzzo. Noi dobbiamo essere capaci di ricucire Molise e Marche. Il trapezio che comincia con le Marche e finisce col Molise è un trapezio sconnesso sul piano ferroviario. Noi diremo questo. Grazie, grazie Luciano D'Alfonso, il fatto finisce qui.